Pack, mercatino, penne stilografiche su penne in vendita, la memoria dei taschini d'Italia. Questa Parker, che scopre adesso chiamarsi Giselle, fu donata dai colleghi a mio padre quando andò in pensione e ancora la custodisco in casa. Penna Senator addirittura, 10 euro. Biro e stilo. Aurora. Stilo Castello. Penna Biro con pietra e astucci. Cosa donargli? Una penna, magari una Montblanc, non questa, bensì la diplomatica. Waterman, auretta, che si donava agli studenti nell'astuccio, mostrava il collettino del grembiule. Parker, eccola, la Pelican, mi raccomando, inchiostro verde, ed altre ancora, Schaeffer, Waterman, se non l'abbiamo già detta. Penne su penne. Aurora dorata, 19 euro. A un amico scipparono il borsello e quando l'uomo andò al commissariato disse: fra l'altro una penna Lamy. Ed eccole ancora, la Polygraph, questa addirittura disegnata da Pininfarina, e forse per questa ragione costa 79 euro. E perfino Gucci con la sua livrea, 72 euro. Ce l'hai la penna Gucci? E ancora un'Aurora 60, beh, 19 euro, poca roba. Eccola la Waterman. Osama. Perché queste penne, a cominciare dalla Gucci e dalla Pininfarina, si trovano adesso qui? È stato forse l'apoteosi della scrittura digitale a cancellarne presenza nei taschini, appunto? O sono forse ciò che rimane nei cassetti delle case dopo la morte di mio padre, per esempio, e di molti che per decenni hanno ritenuto che fosse doveroso possederne una, un senso di eleganza, di distinzione. Il funerale delle penne stilografiche. E non solo. Addirittura anche quella Gucci. Pack.